Yeah, be cool, be cool. Just move with the groove. No funk in here to be way too smooth. Let's just do what we can do. Vediamo velocissimamente come far funzionare un dispositivo NFC nel trasferimento dei dati. Questa è una Canon EOS M3, nuovissima generazione, dispone della connessione NFC. Questo invece è il mio smartphone, è un Galaxy di Samsung S3 Neo. Tutti e due dispongono di connessione NFC. L'NFC non serve per trasferire i dati delle immagini che abbiamo ripreso con la fotocamera che vogliamo trasferire con lo smartphone, ma serve solamente per stabilire la connessione. Se avete già provato a stabilire connessioni per via manuale impostando i parametri, sapete benissimo che è una cosa estremamente frustrante, che peraltro porta molto spesso risultati non esattamente attesi. Attiviamo su tutti e due i dispositivi l'NFC. Dalla fotocamera basta andare nei menu, adesso vediamo di vederlo, ecco. Dovrebbero vedersi i menu. Menu Wi-Fi, c'è l'apposita voce NFC. Questo invece è lo smartphone. Basta andare nelle impostazioni. Eccole qua, queste. Vediamo se si vede. NFC. Lo attiviamo. Ok. A questo punto, il sensore NFC sulla Canon EOS M3 si trova al di sotto. È sufficiente, adesso vediamo anche di farlo vedere sul monitor, avvicinarli. Io ho già installato sul mio smartphone l'applicazione EOS Remote, chiaramente vi servirà un'applicazione per gestire il trasferimento dei dati. Aspettiamo che venga stabilita la connessione. Ok, l'applicazione è partita. Possiamo anche a questo punto allontanare. Ci viene una conferma. Possiamo anche allontanare la fotocamera, tanto la connessione continua in wifi, quindi il trasferimento vero e proprio dei dati avviene tramite il wifi, e sullo smartphone abbiamo tutte le foto che sono in questo momento presenti sulla fotocamera. Possiamo copiarle, possiamo trasferirle, chiaramente possiamo anche inviarle. Io stesso sono rimasto sorpreso dalle potenzialità dell'NFC, perché mi sono ritrovato a poter finalmente condividere immediatamente, come se le avessi riprese sullo smartphone, foto fatte con la fotocamera. Vale la pena sicuramente darci un occhio, e secondo me queste potenzialità daranno un nuovo impulso anche a tutte quelle fotocamere compatte che fino adesso sono state messe un po' da parte semplicemente perché mancavano del lato di sharing, di condivisione delle immagini riprese.